Buongiorno amici, benvenuti o bentornati nel video vlog di oggi, nel daily vlog di oggi. Stamattina sono già in esterna, come si suol dire, perché sto facendo un pochino di giri, così poi dopo mi chiudo in casa, mi metto a fare tutti i miei lavori, tutte le mie cose. Stamattina sono venuta a ritirare un pacchetto di Vinted, quindi adesso lo apriamo insieme, perché mi iniziano ovviamente ad arrivare le photocard. Queste qua in realtà so già quali sono, e sono quelle di In The Soup. Sia la prima che la seconda versione. Vediamo se usando il microfonino di JK riesco ad aprire il pacchettino. Adoro perché ogni volta che compri le photocard ti mettono dei freebies all'interno, che sono tipo, che ne so, vedete questi posterini, le cartoline, qualsiasi cosa. Poi all'interno ci sono tutte le cosettine. Ve le faccio vedere perché magari a qualcuno interessa. A qualcuno sicuramente no. Queste qua sono quelle di In The Soup dell'anno scorso praticamente. Sono fatte così. E poi ci sono invece le prime versioni che secondo me sono ancora più belle perché sono ancora più piccoli. E ci sono dei look iconici. Cioè, guardate tipo quello di Cimin. E poi queste sono le photocard invece di In The Soup 2. E ci sono tutte e sette le versioni. No, guardate quella di Yoongi, quanto è buono! Chin, tutto colorato. Poi c'è Taeyong. E ovviamente OT7 card, che è super carina. Quali colleziono? Perché ci sono un sacco di versioni. Però quelle di In The Soup, non lo so, hanno un posto speciale nel mio cuore. Quindi ho detto, vabbè, queste ce le devo avere tutte. Cioè, non, perché io ovviamente colleziono maggiormente le photocard dei miei bias. Quindi quelle di Chongwoo e di Yoongi. Però di alcune versioni, tipo quelle di Black Swan, che trovate nell'album, mi sembra sia la seconda versione del Map of the Soul 7. Cioè, quello là ho detto ce le devo avere tutte. Quindi diciamo che la cosa è un po' così. È ancora in fase di installazione. Adesso invece, ieri appunto vi ho detto che alla fine a vedere la questione del concerto online, al cinema, eccetera, vado a trovare Alessia, con l'occasione lo vediamo insieme. Quindi sì, poi parto per Glasgow e lo vediamo lì. Detto ciò, quindi adesso devo passare al negozio cinese per vedere prima se c'è un binder per le photocard, perché l'ho comprato da AliExpress ma ci mette un po' ad arrivare. Intanto volevo iniziare a, non lo so, fare una piccola composizione. Diciamo, la pazienza non è proprio una delle mie virtù più grandi, e quindi volevo andare a vedere se avevano una cosa del genere, anche piccolina, insomma, senza spenderci milioni. Cioè, quel negozio si chiama letteralmente Party Store. Se non ha la manina che fa clap clap, io non lo so veramente. Poi lì c'è il negozio cinese, quindi adesso mi faccio questi due shop e vediamo cosa riusciamo a trovare. Mi ero scordata che c'era anche un altro pacco da ritirare, quindi sono venuta a prendere anche questo. Non mi tolgo la mascherina perché tanto adesso devo scendere e fare altre cose. Comunque, questo qua dovrebbe essere appunto l'album, quello seconda versione Map of the Soul 7, con le photocard, quella di, allora, Jungkook sicuro, Namjoon, Jin e forse quella di Hobi, però non mi ricordo perché ultimamente ne ho viste così tante che, ok. Quindi poi l'album me lo dovrò rivendere, proprio l'album, perché non c'ha senso tenerne due uguali. Non voglio essere quel tipo di persona. Tra l'altro sto mettendo tutte le cose su Vinted se vi interessa, quindi poi andate a vedere lì, vi lascio tutto nell'info box. Qui dentro ci sono le photocard. Questo qui appunto è l'album, praticamente è nuovo, quindi apriamo questo qui. Ah, tra l'altro sono venute benissimo. Allora, sempre vedete i freebies che vi mettono. Qui c'è anche il bigliettino che mi ha scritto. E poi ci sono le photocard. E come vedete c'erano loro, infatti, Namjoon, Jin, Jae-yoo. Quella di Jae-yoo, raga, cioè è spaziale. JK. Poi mi fa morire il dettaglio del washi tape anche qui con la farfallina. Tutto torna. Ora, in teoria, al negozio di prima non ho trovato né il clap clap né il portacarte. Cioè, di solito c'ha tutto quel cinese, stavolta zero. Ovviamente non so bene dove andare a cercarlo adesso. Cioè, le brutte dovrò cercarlo su Amazon. Ah, Noise Makers. Ok, Noise Makers. Vedete? Quelle che dico io. Però la mia amica Cristina ne ha presa una troppo figa. Guardate, questa qui
Che c'è pure la lucetta, cioè era fighissima da portare questa qua. Invece non c'è, gli avevo detto prendimela, tanto lo vediamo insieme il coso. E poi alla fine no, perché io non rimango qui in Italia a vederlo, ma me ne vado via. Voi direte, ma Ila, ma che te stai a cervellà per fare ste cavolate? Cioè, ma pensa a qualcosa di più serio. Occhi al cielo. Tra l'altro sto morendo di fame perché sono le 12, cioè mi sono alzata alle 9. Vabbè che non ho fatto sta grande colazione perché ieri ho avuto un attacco di fame e infatti poi la sera mi è venuto il ciclo, giustamente. Io lo capisco sempre ormai quando mi viene il ciclo, cioè ormai penso ognuno li sappia i propri segnali. A me viene mal di testa proprio il giorno prima o qualche giorno prima inizia il mal di testa e poi ho, a parte la pancia gonfissima che mi fa male quando anche la tocco, mal di schiena. E fame di dolci, cioè qualsiasi dolce mi fai vedere, anche se non mi piace, io mi metto in bocca. Quindi mi devo un attimo riprendere. Oggi faccio tipo una semigiornata detox. Alla fine mi sono ricordata che dovevo passare da un altro negozio per prendere questi gancettini per attaccare quei quadretti che vedete lì e metterli qui. E alla fine ho trovato anche questo, quindi l'ho preso momentaneamente, vedete? Che ha tutte le pagine divise così. E quindi intanto ci ho messo queste qui che mi sono arrivate. Din the Soup, bla 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 bla. Quelle di Black Swan. E vabbè, queste già le avevo. E quelle del Deacon invece non c'entrano neanche quelle di In The Soup. Queste qua plastificose. Queste vabbè, le tengo qui. Queste le devo portare a una mia amica. Che sono vabbè, quelle che non colleziono. Poi stamattina mi sono messa a risistemare qui. E soprattutto quella cosa lì. Vi ricordate che avevo tutte le pochette? Ho diviso quelle grandi, quelle piccole. Le ho messe in quei contenitori lì sopra. Poi ho ritrovato questo quadretto che avevo sotto il letto. E quindi credo che proverò ad attaccarlo. Anche se non so bene dove, perché volevo già riposizionare questo quadretto per coprire i buchi. Quindi o lo metto lì dietro oppure lì sopra. Non lo so, adesso vedo. Allora, super assistente. Ho attaccato quelli. Credo più o meno dritti, non sono proprio molto 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 sicura. Forse avrei dovuto mettere questo un po' più qua, però poi ci sta la tenda, insomma non mi piaceva. Non so se adesso riesco a passare già oggi o domani. Volevo comprare dei quadretti più piccoli da mettere qua sotto, anche perché tanto le cornici le devo comprare, visto che le foto mi devono ancora arrivare. E poi qui ho visto una di quelle griglie, tipo bianche così, dove si possono prendere le cose con le mollettine da Amazon, e volevo provare a mettere una cosa del genere. Mentre qui volevo mettere o due quadri grandi o sette piccoli e metterci le foto ovviamente di ognuno di loro perché la camera va brandizzata. Quella col glitter l'ho messa lì perché c'era un buco bruttissimo e la cornice glitter non vorrei che si vedesse proprio troppo troppo troppo, quindi l'ho messa lì. Ho sempre un sacco di idee per fare le composizioni, le cose, alla fine non ne esco fuori con una decente. Non so perché mi sono messa questi pantaloni oggi che sono giganterrimi e quindi poi ci ho messo questo stivaletto che fa molto cargo style. Comunque c'è stato un plot twist perché praticamente mia sorella sta prendendo la patente, questi giorni appunto è venuta qui e quindi adesso andiamo al parcheggio e le faccio una sorta di semilezione. Io, nel senso, io guido da più di 5 anni ormai, va bene. Staremo a vedere. Se viene qualcuno. Puoi andare avanti, piano, piano perché c'hai i pedali molli questo. Metti la freccia così vai sulla corsia. Sì, poi una certa metti anche la seconda magari. Sì, ma prima devi dare la spinta con la prima, sennò così si spegne, ecco. No, così vai dall'altra parte. È così, se vai in dentro è da quest'altro lato. Sì, ma non le girare troppo prima, devi andare prima a retromarcia. No, no, così devo fare, lo so. No, perché così guarda come va, come parti, muovo, Lo vedi? so, me l'ha fatto fare. Guarda come spari. Poi dopo mi riandrizzo. Sì, piano. Guardo pure un po' avanti. Vabbè, più o meno, è un po' storto però. Non mi prova a fare quelli retromarci. Beh, si è fatto meglio di Manuela comunque, quindi. Fai che devi scendere. Freno, spegnere, lasciare, ok. Uscire, eccetera. Ora riparti.
Ma se adentro voglio vedere. Prima o poi qualcuno si scontrerà. Devo mettere la freccia? No. Sì, certo. Metti la freccia. A prescindere. Quando hai il dubbio tu mettila sempre, perché tanto male non fa. Anzi, tanto la gente se la scorda sempre. Guarda anche di qua. Se arriva qualcuno. Voi non siete arrivati. Non sì, ma tu non devi. Non puoi guardare prima di girare. Cioè, arrivaci al punto e poi guardi. No. No, hai dato troppo poco gas per andare in seconda. E tu hai detto la devo mettere subito. Sì, però non devi lasciare il gas all'acceleratore. Io non posso cambiare la frizione col piede sull'acceleratore. No, certo, infatti ti ho detto lo lasci solo quando cambi. Do gas. Sì, cambia in seconda. E ti ho detto di accompagnare il volante, non devi girare con le mani così. Ti ho detto però finché vai dietro guarda dietro, quando si ferma ti giri avanti. Ora accelero. Vai e cambia. Ok, così va bene. No, fai che vai avanti. Però gira di qua adesso. Gira a sinistra. Hai messo prima? Guarda a destra, a sinistra. Poi parti. Metti la freccia. Dove? Di qua. Destra. Non so, brava, io mi confondo. Ok, vai, rimani sulla tua corsia. Vedi che lasci troppo il coso. Scala. Ok, vai, gira. Ok, vedi se può fare. Piano, che pure quest'altra è mezza. Questa c'ha più davanti e dietro. Ho appena finito di scattare il look di Cimmy. Alla fine è uscito fuori così. Ci ho messo anche una zampetta di cane perché ovviamente il personaggio è un cagnolino che ha appunto tutta sta cappuccia, tutta sta statutina. E è un personaggio un po' particolare, quindi sì, è uscito fuori questa cosa super sbrulluscicosa. Alla fine volevo fare una cosa prettamente gialla. In realtà ho fatto tardissimo tra lo scattare le foto, riattaccare il faretto, insomma tutte cose. Ho fatto tutti i miei TikTok e sono quasi le 9, quindi direi che prima di struccarmi vado direttamente a cenare.